Allora, ben ritrovati, siamo qui alle Petrelli di Piazza dei Martiri in compagnia del mitico James Emise. Ciao James. Ciao a tutti. Allora, siamo qui per la presentazione di questo nuovo organismo insieme a Napoli Centrale, Cosarte. Che discorso di questa qua rispetto a noi che hai fatto insieme ai tuoi colleghi chiaramente nel passato? Un disco, un disco che fa riflettere su quello che è la nostra società che non funziona a 50 anni. Dunque, un disco da mettere sotto il cuscino, da farti pensare che quindi c'è un modo che bisogna reagire in questa società senza farci tutte le sentire. Quindi un disco che deve esplodere nell'ansia. Sì, abbiamo fatto tutto per questo, no? C'è molta necessità in questo, nel senso che dobbiamo l'unica chance che noi abbiamo è quella lì di reagire in questa società, reagire anche a pagare effettivamente poi una parte del signore per darci la giusta lucidità su quello che noi diciamo questo. Insieme ho avuto modo di lavorare con tanti artisti di Missione Calibre, come chiaramente sei tu, ci sono anche tuoi colleghi che hanno una generazione come per esempio anche Enzo Abitabile. Ecco, per le generazioni future qual è il consiglio che vuoi dare? Cioè, non so, per suonare il sax serve questo o non so, quello fare musica. Io ti dico questo, no? Che per comunicare un po', cioè bisogna fare la gavetta, no? Cioè bisogna veramente amare la tradizione che abbiamo amata, non tutto è subito, perché tutto è subito, non nascerà mai in pazienza. Noi siamo qui là che appunto io sono 50 anni che sono fuori qua, ma perché sono una tradizione? Perché io ho sempre amato una parte della mia tradizione, no? Dove vengo da Napoli, e allo stesso momento ho sempre trattato quello che era a difendere appunto, no? Di più piccolo. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti, per quanto riguarda i concerti, c'è il prossimo del 21 maggio, qual è il consiglio che dà? Ma noi siamo un gruppo che sta avanti 3.000 anni, quando non ci ascolteranno sentiranno come è come vedere appunto un disco nuovo di scende e poi non è di più. Però in questo momento noi siamo il disco grande che scende giù e va giù, e quindi perché finalmente una parte del popolo sta ricevendo il nostro messaggio. Ed è un grande messaggio. Sì. Gente, ringrazio e un saluto ai nostri ascoltatori di Cianco Settiana. Io ti saluto, non mi ricordo come si chiama. Radio No Frontiere. Vabbè, grazie, vi saluto. Un grande abbraccio. Grazie, James.